E la lezione di oggi ha come argomento gli alberi. Gli alberi in computer science, gli alberi informatici, che sono decisamente diversi dagli alberi normali perché hanno la radice in alto e le foglie verso il basso. Allora, gli alberi in informatica sono una struttura estremamente utilizzata che ci permette di gestire una qualche gerarchia e i legami fra una serie di elementi che noi chiamiamo nodi. Sono veramente importanti, sono probabilmente fondamentali come tipo di struttura dati. Sono una struttura non lineare, quindi a differenza del vettore o dell'array, permettono una maggiore complessità. Possono rappresentare una gerarchia, e questa è la ragione per cui vengono solitamente utilizzati, riescono a essere abbastanza efficienti per quando io devo fare accesso a un particolare elemento, e sono solitamente abbastanza efficienti quando devo cancellare o inserire degli elementi. Gli alberi sono la prima struttura non lineare che vedete in questo corso, e ne vedrete diverse andando avanti. In particolar modo vedrete i grafi. Un esempio di cosa si può rappresentare con un albero: se noi prendiamo ad esempio il layout delle classi, le classi di layout del JavaFX2, vediamo che queste sono tranquillamente rappresentabili come un albero. O, visto che siamo in un periodo di votazioni e in un periodo abbastanza attivo dal punto di vista politico, potremmo anche descrivere l'ordinamento dello Stato attraverso un albero. Ma vediamo quali sono gli elementi basilari della struttura dati albero. Allora, l'albero è formato da una serie di oggetti chiamati nodi, che sono connessi, node in inglese, che sono connessi da archi, edge. I nodi spesso rappresentano delle strutture dati complesse. Gli archi rappresentano come i nodi sono collegati e quali sono i concetti, quali sono le relazioni tra i vari nodi. Gli archi hanno un verso, quindi partiamo da un nodo che solitamente rappresentiamo più in alto e andiamo verso un nodo che rappresentiamo più in basso. Però esiste un concetto di ordine e un concetto di direzione negli archi, negli archi all'interno dell'albero. L'unico modo per accedere a un nodo è muoversi lungo seguendo gli archi. Quindi noi avremo un riferimento a un nodo particolare all'interno dell'albero, e a partire da questo nodo, seguendo gli archi, possiamo arrivare o fare riferimento agli altri nodi dell'arco. Ma l'unico modo è seguire il percorso degli archi. Un minimo di nomenclatura, in realtà è molto, molto intuitiva. Il nodo più in alto di tutti si chiama il nodo radice, è il nodo padre di tutti i nodi. La radice in informatica è il nodo più in alto. All'altra estremità abbiamo dei nodi che sono gli ultimi nodi dell'albero, non sono il primo nodo, ma sono gli ultimi nodi dell'anno, e questi vengono chiamati foglie, e sono indicate dalla freccia gialla. In mezzo, i nodi in mezzo, che non sono né radice né foglie, vengono chiamati nodi interni, e in inglese interior node o talvolta branch, anche se più spesso interior node. I collegamenti fra i nodi, usiamo il termine arco, edge, per indicare il collegamento diretto fra due singoli nodi, e il termine cammino per indicare una serie di collegamenti, una serie di archi, una serie di nodi, ognuno dei quali è collegato al nodo successivo. Per cui possiamo dire che c'è un cammino a partire da animale fino a Tweetly, il
perché è possibile arrivare, passeggiare da un nodo, dal nodo radice fino al nodo foglia. Non esiste nessun collegamento, nessun cammino fra rettile e mammifero, perché ricordate che gli archi hanno un verso. Quindi animale è connesso a rettile, ma rettile non è connesso a mammifero, perché non posso tornare indietro. Una caratteristica degli alberi è che, presi due nodi qualsiasi, fra di essi esiste un cammino o nessun cammino, ma non possono esistere due cammini fra la stessa coppia di nodi. Gran parte della terminologia che si usa parlando di alberi segue quello che useremmo se l'albero descrivesse un albero genealogico. Quindi il nodo che viene prima di un altro nodo si chiama il nodo padre. I nodi che vengono dopo un nodo dato si chiamano nodi figli. I nodi figli dello stesso padre si chiamano fratelli. L'insieme di tutti i nodi, tutti i nodi figli, dei figli dei figli, dei figli dei figli dei figli, eccetera, si chiamano discendenti. E antenati o predecessori si chiamano l'insieme dei nodi. Antenati sono l'insieme dei nodi che precedono un dato nodo. In generale due nodi possono essere nella relazione: il primo è discendente del secondo, oppure il primo è antenato del secondo, oppure non hanno nessuna relazione di parentela. Hanno una relazione di parentela se sono nello stesso cammino, se sono lungo lo stesso cammino che va dalla radice fino a una foglia. Visitare un nodo è quello che facciamo quando in qualche modo il flusso di controllo arriva a quel nodo, e immaginando che il nodo è un'entità in qualche modo complessa, noi siamo in grado di fare alcune operazioni sul contenuto di quel nodo. Una traversing o visita, talvolta sul termine visita in italiano, è una procedura definita che ci permette di visitare tutti i nodi dell'albero. Quindi noi stiamo attraversando l'albero se io ho una chiara procedura che mi permette di visitare tutti i nodi dell'albero in un ben determinato ordine. I livelli, si usa il termine livelli, quando possiamo pensare quante generazioni, quante relazioni padre-figlio partono, sono necessarie per arrivare a un nodo dato. Si assume che la radice è di livello 0, i figli della radice sono di livello 1, i figli dei figli della radice sono a livello 2, eccetera. Per altezza invece si intende la lunghezza del più lungo cammino da un certo nodo fino a una foglia. Ricordate che le foglie sono in basso, quindi l'altezza di un nodo è quanto è lontano un nodo da una foglia, la massima distanza che il nodo deve percorrere per arrivare fino a una foglia. L'altezza di un albero è l'altezza della radice, quindi il più lungo cammino da una radice a una foglia. Un albero che ha soltanto la radice si intende solitamente di altezza pari a zero, perché in questo caso la radice è anche una foglia e quindi l'altezza è zero. Non è chiarissimo, ma non è neanche realmente importante o particolarmente utile chiedersi quanto sia alto un albero che non ha nessun nodo. Però ci sono persone che discutono di questi dettagli. Vediamo una prova se vi ho addormentato fino a questo momento. Allora, quanti nodi ci sono in quest'albero? La prima domanda è facile. Quanti?
po' di entusiasmo? Va bene, vi do la risposta buona. Seconda domanda, qual è l'altezza di questo albero? Allora? Non tutti assieme? Qualcuno? Quattro, va bene. Qual è il nodo radice? Ah, bravi. Quali sono le foglie? In ordine alfabetico quali sono? C, D, F, H, I. Quanti livelli ha questo albero? Quali sono i nodi interni di questo albero? Ve la do buona anche se non ho sentito la risposta. Chi sono gli antenati di H? Chi? In ordine alfabetico, allora. A, B e G. E chi sono i discendenti di B? D, E, F, G, H, I. E chi sono i fratelli di E? Bravissimi. Allora, avete capito la terminologia degli alberi. Allora, come si rappresenta un albero in memoria? Allora, abbiamo, come al solito, un certo numero di alternative per rappresentare un albero in memoria. La più semplice, ed è anche quella, direi, una delle più usate, è quella di memorizzare nell'oggetto che io uso per mantenere il mio nodo anche l'insieme, o meglio la lista, perché è un insieme ordinato, dei nodi figli. Quindi all'interno del nodo 1 io memorizzerò anche in un array, in una lista, in una qualche struttura dati, 2, 3, 4, 5. Poi all'interno del nodo 2 memorizzerò i figli che sono 6, 7, 8. Questa è una delle scelte più intuitive e più immediate per rappresentare un albero in memoria. Dovete tenere presente che ci sono altre alternative che possono sembrare un po' più strane, ma che a volte sono utili. Ad esempio, io posso per ogni nodo memorizzare il figlio e il fratello, se ci sono. In questo caso a 1 memorizzerò come figlio il nodo 2 e nessun fratello, perché 1 è la radice. 2 memorizzerà al suo interno il nodo 6 come figlio e il nodo 3 come fratello. 3 non ha figli ma ha un fratello, 4 ha un figlio e un fratello, eccetera. In questo modo io riesco a rappresentare comunque tutto l'albero. Quali sono i vantaggi? Beh, il primo vantaggio è che i miei nodi hanno una dimensione fissa, perché io ho in ogni nodo due, se volete, due puntatori, due riferimenti, uno al figlio e uno al fratello, indipendentemente dalla complessità dell'albero. Un'altra possibile rappresentazione, che in realtà era stata usata un bel po' di anni fa, quando l'informatica era più giovane, è quella di rappresentare rappresentare una lista di nodi, e gli elementi di questa lista sono a loro volta liste di nodi. Questa è la rappresentazione, ad esempio, che usa piuttosto spesso il linguaggio Lisp. Quindi se io volessi rappresentare il mio albero, lo rappresenterei con una sola lunga lista.
gli elementi di questa lista possono essere a loro volta delle liste. Allora, ho provato a scrivere una minuscola libreria per rappresentare degli alberi. Fulvio si è messo, credo anche Marco, a cercare se ci fosse qualche libreria per gli alberi disponibile, così come ci sono le collection e come per esempio è stata trovata una libreria per gestire i grafi. Nel caso degli alberi non sembra. Allora, le operazioni che uno deve fare con gli alberi sono sufficientemente semplici che quando uno ha bisogno di utilizzare degli alberi probabilmente vale la pena di scriversi la classe, le quattro routine necessarie per lavorare sull'albero. Allora, super semplificata, una classe albero fondamentalmente deve contenere il nodo radice e possiamo dire una funzione per aggiungere un nodo è una funzione per aggiungere un nodo, il costruttore che crea il nodo radice quando io creo l'albero. Il nodo in realtà ha qualche metodo in più. Innanzitutto ho cercato di utilizzare dei generics, per cui io posso costruirmi un albero di qualche cosa. Un albero di qualche cosa rappresento con le parentesine angolari, quindi io costruisco un albero di tipo T che contiene oggetti di tipo T e il mio nodo che contiene oggetti di tipo T. Quindi il nodo avrà al suo interno i dati che sono di tipo T. Poi un puntatore, un riferimento al nodo padre e una lista che contiene tutti i figli del mio, tutti i figli del nodo. Il puntatore, il riferimento al nodo padre è estremamente comodo quando io devo lavorare all'interno del grafo, all'interno dell'albero. Probabilmente quasi tutte le funzioni potrebbero essere scritte senza utilizzare un riferimento al nodo padre, però questo semplifica la vita in maniera notevole. Costruttore, il primo costruttore che non accetta nessun tipo di argomenti, è un costruttore in cui posso specificare qual è il dato che memorizzo all'interno del mio nodo, semplicemente. Poi una qualche funzione per aggiungere un figlio a un nodo e una funzione per rimuovere un figlio da un nodo. Queste funzioni sono estremamente semplici perché io mi sto appoggiando alle collection. I figli sono rappresentati come una lista e quindi mi basta semplicemente usare le funzioni della lista per inserire o per rimuovere un elemento. Nella prima funzione, quando io aggiungo un figlio a un nodo, devo ricordarmi di aggiornare anche il suo puntatore. Quindi, se io voglio aggiungere il nodo n come figlio del nodo corrente, io devo inserire nel nodo n che il padre è il nodo corrente, prima riga. N.parent uguale vis, quindi io sto segnando nel nodo che aggiungo che io, nodo corrente, sono il padre e poi aggiungo nell'elenco, nella lista dei miei figli, il nodo N. Rimuoverlo, basta semplicemente che cancelli il riferimento e poi ho fiducia nel garbage collector che ripulisca e tolga tutta la memoria. Ritorniamo a quello che avevamo detto qualche slide fa sul concetto di visitare e di attraversare. Allora, visitare un nodo vuol dire, abbiamo detto, fare una serie di operazioni sul nodo. Quando si fanno, diciamo, quando si spiegano gli alberi, la cosa più semplice da fare è stampare il contenuto. In realtà nessuno
attraversa un albero per stampare il contenuto, però stampare il contenuto è, diciamo, un segnaposto, un placeholder per il concetto di fare una serie di operazioni sui dati di quel nodo. E l'attraversamento, avevamo detto, che è una procedura che mi permette di esaminare in modo sistematico tutti i nodi del mio albero. Allora, posso inserire la procedura visita nella classe padre, quindi nella classe albero, inserisco una procedura visita, che chiamerà la procedura visita sul nodo radice, e la procedura visita sul nodo radice andrà avanti visitando tutti i nodi del mio albero. Allora, la procedura visita è una procedura ricorsiva. Se vi ricordate, ieri avevamo detto che delle tre grandi e grosse ragioni per usare la ricorsione, la prima ragione è divide et impera, la seconda ragione è esplorazione sistematica di uno spazio di possibilità o comunque del mio spazio di ricerca, terza possibilità è trattare strutture dati inerentemente ricorsive. Allora, l'albero è un tipico esempio di struttura dati che, diciamo, nasce ricorsiva, e attraversare, visitare tutti i nodi di un albero si riesce a fare in modo particolarmente semplice utilizzando una procedura ricorsiva. In questo caso io, come prima cosa, faccio qualcosa, faccio quello che devo fare sul mio nodo, dopo di ciò inizio per tutti i figli di quel nodo, chiamo ricorsivamente la procedura di visita. In questo modo riesco a visitare una e una sola volta tutti i nodi del mio albero. Il disco di Pink Floyd probabilmente non è esattamente ricorsivo, però comunque è un bel disco. Nella piccola libreria che ho fatto, in realtà ho aggiunto qualche print in modo da visualizzare il contenuto dell'albero in modo non, diciamo, non bruttissimo, quindi in un modo che fosse leggerissimamente leggibile, ecco, diciamo così. Quindi inizio con lo stampare una parentesi aperta, poi stampo il dato, poi stampo un po' di spazi, poi chiudo la parentesi in fondo, eccetera. Però tutti questi sono abbellimenti aggiunti all'ultimo momento. In realtà il concetto è: prima faccio un'operazione sul mio nodo, successivamente inizio e per tutti i figli chiamo in modo ricorsivo la procedura di visita. Chiaramente potrei fare l'opposto, nessuno me lo vieta, dipende da quello che voglio fare. Quindi prima chiamo la procedura di visita su tutti i nodi figli, e poi, una volta che ho terminato di visitare i nodi figli, a quel punto faccio qualcosa sul nodo corretto. Di nuovo, in questo caso qui, la stampa. In questo caso, l'ultimo nodo che visito è la radice. Nel caso precedente, la radice è il primo nodo su cui compio una qualche operazione. Dipende da qual è la ragione e che cosa dovete fare sui vari nodi del grafo, se scegliere una strada oppure l'altra strada. Il codice che ho scritto in Java lo metto online alla fine della lezione. Non vi fidate completamente, controllate, potrebbero esserci degli errori, chiaramente. Non è una libreria ufficiale fatta da un professionista che io ho preso e copiato, quindi... Albero.
Qui ci sono semplicemente la struttura dell'albero e la struttura del nodo, che sono fondamentalmente quelle che ho fatto vedere prima nei lucidi, e un piccolissimo driver che serve per testare fondamentalmente questa procedura. Quindi non faccio nient'altro che crearmi un albero, e creare l'albero lo posso creare passandogli un albero di stringhe in questo caso. Quindi creo un albero di stringhe e assegno come etichetta, come string, come dato alla radice la parola root, radice, e poi aggiungo semplicemente un po' di nodi. In particolar modo aggiungo un nodo più e gli metto come figli A, B e C, costruisco questo piccolo sottoalbero. Se vedete, io prima N1 mi rappresenta il più. A questo punto aggiungo come figli di N1, a questo punto aggiungo come figli di N1 A, B e C. Quando ho aggiunto, e quindi ho più che ha come figli A, B e C, aggiungo come figlio della radice N1, che quindi è il più con i suoi tre figli. Poi faccio una cosa analoga con N2, a cui aggiungo tre nodi che si chiamano D, E e un nodo che si chiama to be deleted. Indovinate cosa vorrò fare di questo nodo. Poi aggiungo aggiungo questo nodo T. Questo non lo posso aggiungere in una sola riga come ho fatto qui, perché in qualche modo voglio tenermi il riferimento a questo nodo. Visto che lo vorrò cancellare, mi serve tenermi il riferimento, mentre degli altri nodi tutto sommato il riferimento l'ho perso, perché una volta che li ho messi dentro non me ne faccio nulla. Di questo nodo qui voglio conservare il riferimento, e poi aggiungo un altro nodo che è G. A questo punto aggiungo N2 alla mia, come figlio della radice, e quindi avrò un albero che ha radice, sottoalbero, primo sottoalbero che contiene più con figli A, B e C, secondo sottoalbero che contiene più con figli D, E, to be deleted, G. Lo stampo uno spazio, a questo punto provo a cancellare il nodo che volevo cancellare e lo tolgo, ristampo l'albero, cancello tutto il sottoalbero di sinistra e lo ristampo. Vedete che la prima volta compare il mio albero rappresentato con radice, poi più ABC, altro sottoalbero, più IE, to be deleted, G. A questo punto tolgo to be deleted e poi tolgo tutto il primo blocco. Questa rappresentazione dell'albero è esattamente la terza rappresentazione che abbiamo visto, quella dell'albero rappresentato come una lista i cui elementi possono essere a loro volta liste. Ed è la rappresentazione che usa ad esempio il Lisp, linguaggio di programmazione. Non ci serve particolarmente, però comunque in modo estremamente semplice e con una poco più che una manciata di righe. La procedura più lunga è la visita, ma soltanto perché voglio metterci le parentesi e mi fa piacere vederlo con delle parentesi. Ma in realtà con delle funzioni assolutamente semplicissime, che sono aggiunge un figlio, cancella un figlio e crea un nodo, io riesco a realizzare comunque la struttura dati per gestire un albero, che è già una struttura dati abbastanza complessa.
Allora, una grossa parte di quello che si fa quando si parla di alberi in informatica la si fa con quelli che sono gli alberi binari. Allora, alberi binari significa, il termine binario sta a significare che l'albero, ogni nodo, ha al più due fili. Quindi binario vuol dire che un nodo può avere zero figli, ed è una foglia, un figlio o due figli. Quindi al massimo due figli. Binario in questo senso. Caratteristica degli alberi binari è che, avendo due figli, si può parlare di sottoalbero di figlio sinistro e figlio destro, e sottoalbero sinistro e sottoalbero destro. Quindi, rispetto a un albero generico, in cui in realtà in molti testi la definizione di albero non include un ordinamento nei nodi figli. Posso aver bisogno di un ordinamento dei nodi figli quando faccio una visita, ma di per sé la definizione formale di albero non mi obbliga ad avere un certo ordinamento. Nel caso degli alberi binari invece solitamente sì. Quindi io ho bisogno di distinguere il nodo sinistro, il figlio sinistro, dal figlio destro. Allora, nel caso degli alberi binari abbiamo un'altra serie di definizioni. Allora, parliamo di albero bilanciato. Un albero si dice bilanciato se per ogni nodo il sottoalbero sinistro è bilanciato, il sottoalbero destro è bilanciato e i due sottoalberi, l'altezza dei due sottoalberi differiscono al più di una unità. Se voi guardate questo albero, dovrebbe essere bilanciato. Se noi prendiamo il nodo radice, i due sottoalberi, sottoalbero sinistro e sottoalbero destro, dovrebbero essere bilanciati e la loro altezza differisce al massimo di una radice. E posso ricontrollare scendendo nodo per nodo e alla fine, esempio giusto, ottengo che questo albero è bilanciato. Attenzione, perché ci sono svariate definizioni. Spesso si parla di alberi bilanciati intendendo delle definizioni che sono leggermente differenti, per cui alcune legate sul numero di nodi, alcune legate su altri fattori. Quindi ci sono piccole differenze, ma il concetto, quello di cui abbiamo bisogno, è di esprimere l'idea che l'albero non ha grossi buchi dentro, quindi è un albero abbastanza compatto. Allora, se l'albero è abbastanza compatto, posso dire che è bilanciato. Se è bilanciato, gli algoritmi che funzionano sui miei alberi funzionano bene. Poi la definizione più usata che ho trovata di bilanciamento è questa. Si parla di un albero perfettamente bilanciato se ha n-1, 2 alla n-1 nodi, 2 alla h-1 nodi, dove h è l'altezza, scusate. Allora, in questo caso si parla di un albero perfettamente bilanciato. Non si parla di albero completo, anche se mi verrebbe voglia di usare la parola, perché quando si usa il termine completo, lo si usa per intendere un'altra cosa. Un albero completo è se tutti i livelli sono pieni di nodi, tranne al più l'ultimo livello, e in questo caso tutti i nodi sono più a sinistra possibile. Allora, questo è un esempio di albero completo. Un albero completo è anche bilanciato. Diciamo che l'unico buco di un albero completo è in basso a destra, perché per il resto è tutto pieno di nodi. L'albero completo è particolarmente importante, e lo vedrete successivamente in un'altra struttura dati che si chiama LIP,
Perché un albero completo, quando io devo rappresentare un albero completo, posso memorizzare l'albero all'interno di un vettore. Basta indicare, enumerare i miei nodi partendo da 0, da 1, dall'alto verso il basso, da sinistra verso destra, e qui il nodo 1 conterrà A, sarà A, il nodo 2 B, il nodo 3 C, 4 B, 5 E, eccetera, eccetera. E io posso memorizzare tutti i miei nodi all'interno di un vettore. Posso farlo perché in questo modo non spreco tanto spazio. Se l'albero non fosse completo, immaginate un albero che ha soltanto il nodo F e il nodo O, se io provassi a memorizzarlo in un vettore sprecherei un sacco di spazio. Invece se il mio albero è completo, io posso memorizzarlo in un vettore in modo estremamente efficiente. Fra l'altro ho anche un altro vantaggio se io memorizzo il mio albero all'interno di un vettore. E questo vantaggio è che non ho bisogno di memorizzare gli archi. Perché per passare da un nodo ai suoi figli, basta moltiplicarlo per 2 per il figlio sinistro e moltiplicare per 2 e sommare 1 per il figlio destro. Ad esempio, guardiamo, il nodo 6 ha come figli 12 e 13, il nodo 7 ha come figli 14 e 15, il nodo 4 ha come figli 8 e 9, eccetera. Per cui se io memorizzo il mio albero all'interno di un vettore, non devo memorizzare in modo esplicito gli archi, perché l'albero è binario e quindi so esattamente dove sono gli archi e dove sono le relazioni di padre e figlio. Ripeto, questo è ragionevole farlo soltanto se l'albero non ha buchi in mezzo, perché se no, è vero che potrei farlo con ogni albero binario, però se l'albero ha dei buchi in mezzo non saprei più come segnare se un nodo esiste oppure no, e probabilmente sprecherei troppo spazio perché avrei bisogno di un vettore enorme quasi vuoto all'interno. Tutto questo parlare su alberi completi, alberi bilanciati, alberi totalmente bilanciati, parzialmente bilanciati, eccetera, in realtà ha una ragione estremamente pratica. E la ragione è che alcuni tipi di albero vengono chiamati degenerati. L'albero degenerato per eccellenza è un albero composto da, ad esempio, solo figli destri. Questo albero è a tutti gli effetti una lista. Quindi tutte le mie operazioni su questo albero funzioneranno incredibilmente male. Tutto l'inserimento, la cancellazione, la ricerca funzioneranno malissimo. A differenza di una lista, perdo un sacco di spazio perché ho tutta una serie di puntatori, tutta una serie di riferimenti che non uso perché i figli sinistri non ci sono. Quindi, quando noi parliamo di albero completo o di albero bilanciato, in realtà quello di cui abbiamo bisogno è distinguere gli alberi che ci vanno bene, che sono simpatici, su cui possiamo lavorare, con gli alberi, insomma, che fanno un po' schifo. Questo albero qui è quello che fa in assoluto più schifo di tutti. Diciamo che esiste un criterio di demarcazione un po' morbido, però fra gli alberi che vanno bene e gli alberi che vanno male la differenza è enorme. Nel caso di alberi binari possiamo comunque abbiamo la possibilità di scegliere fra diversi tre tipi di attraversamento, tre tipi di visita. Questi tre tipi di visita vengono chiamati la visita in preordine, la visita in ordine e la visita in postordine. Preorder, in order e postorder. Allora, la visita in preorder è quella che abbiamo visto nell'esempio di albero precedente. Io inizio con il valutare, fare le operazioni che devo fare sul mio nodo, sul nodo corrente,
poi chiamo ricorsivamente la procedura di visite e di valutazione sul figlio di sinistra e poi sul figlio di destra. Esattamente come l'esempio che vi avevo fatto nel set di slide precedente. La visita in post order è l'opposto: figlio sinistro, figlio destro e poi nodo corrente, e poi tratto il nodo corrente. Dal momento che questi alberi sono binari e quindi hanno due figli, ho un terzo tipo di visita ed è la visita in order, ovvero sia figlio sinistro, nodo corrente, figlio destro. Questi tre tipi di visita sono decisamente importanti. Vediamo se avete capito l'idea e provate a dirmi: se io visito usando una visita pre-order questo albero, che cosa ottengo? Qual è in che ordine, qual è la sequenza dei nodi con cui io visito con cui io tratto il mio albero se lo sto visitando pre-order? Ho fatto in modo che la soluzione non comparisse nei lucidi se li avete già scaricati dal sito di Food. Allora, il primo nodo che io esamino quale sarà? 17, bravissimi, perché è una visita pre-order, quindi il primo nodo che esamino è il 17. Poi, ok, 17, 41, 29, 6. A questo punto non ho altri figli e quindi torno su alla chiamata ricorsiva del padre della radice 17, dove prima ho stampato 17, poi ho chiamato ricorsivamente sui figli a sinistra e a questo momento inizio a chiamarli sui figli a destra. Quindi che ordine affronterò i nodi? Sì? 9, 81, 40. Esattamente, quindi 17, 41, 29, 6, 9, 81, 40. D'accordo. Visita in order. Qualche idea? 29, 41, 6, 17, 81, 9, 40. Visita in post order? Nove, sei, 41, 81, 49, 17. Perfetto, avete capito le tre visite. C'è un trucco. Io posso disegnare una grossa linea rossa attorno al mio albero, partendo dalla radice, scendendo giù e tornando su e, diciamo, contornare il mio albero con una riga rossa. A questo punto l'ordine con cui i nodi vengono visitati io lo riesco a ottenere guardando la riga rossa. Se sto facendo una visita in pre-order, io esamino il nodo quando la mia riga rossa passa a sinistra del nodo. In questo caso quindi 17, 41, 29, 6, 9, 81, 40. Se la mia visita è in order, io esamino il mio nodo quando la riga gli passa sotto, quindi 29, 41, 6, 17, 81, 9, 40. E se io sto esaminando il mio albero facendo una visita in post order, io esamino il nodo quando la mia riga passa a destra del nodo, quindi 29, 6, 41, 81, 40, 9, 17.
questo è un trucchetto per riuscire velocemente a capire qual è l'ordine con cui io sto esaminando il mio arco. Esercizio. Ditemi le visite pre, in e post ordine di questo albero. Allora, iniziamo con pre. Però visto che voi siete tutti sussurrate, io sento soltanto quelli davanti, questa volta devono rispondere quelli a destra. (42, 15, 27, 48, 9, 86, 12, 5, 3, 39). Se pensate alla riga rossa attorno è assolutamente banale. Stessa idea per la visita in order. Io scrivo esamino il nodo quando la mia riga rossa ci passa sotto. Quindi 15, 48, 27, 42. A questo punto 86, 5, 12, 9, 3, 39. Sempre con la riga rossa in post order quando la mia riga passa a destra del nodo. Facciamo un salto indietro e arriviamo al 1924, quando Jan Łukasiewicz, famoso logico polacco, inventa una notazione che viene chiamata la notazione polacca o la notazione prefissa polacca o semplicemente notazione prefissa. L'idea di base della notazione polacca, chiamata polacca perché Łukasiewicz era polacco, è quella che l'operatore precede gli operandi e se ogni operatore ha un numero fisso di operandi, io non ho più nessun bisogno di parentesi, perché in qualche modo non c'è nessuna ambiguità. I due operandi seguiranno il mio operatore. Immaginando ad esempio che i vari simboli, i vari operatori matematici abbiano ognuno esattamente due operandi, allora l'espressione 3 moltiplicato 2 più 7, che nella nostra notazione normale, che si chiama infissa fra l'altro, nella nostra notazione infissa ha bisogno di parentesi, in notazione prefissa può essere espresso come per 3 più 2 7. Allora il per si riferisce a chi? Al 3 da un lato e dall'altra parte a cosa? Al più di 2 e 7. Un'espressione leggermente più complicata come x più y diviso 2 meno z sarà scritta come diviso più xy meno 2z. Łukasiewicz ha scritto questa notazione per semplificare i calcoli su cui stava lavorando. Alcuni cognitivisti sostengono che questa sia molto più vicino a quello che realmente succede nella nostra testa. Quando noi vediamo 3 per 2, in realtà nella nostra testa noi iniziamo a pensare al per, ci predisponiamo a eseguire una moltiplicazione e a quel momento andiamo a vedere quali sono gli operandi. Quindi probabilmente nella nostra testa il processo è più simile alla notazione prefissa. La notazione prefissa vale la pena di essere citata per un'unica ragione, perché per capire che cosa vuol dire notazione polacca inversa. La notazione polacca inversa è stata inventata da un certo numero di scienziati e logici nel corso degli anni. In informatica è stata reinventata l'ultima volta all'inizio degli anni 60 da Dijkstra e Bauer, con l'idea di avere una notazione che rendesse particolarmente semplice utilizzare uno stack per svolgere delle operazioni.
Allora, l'idea della notazione polacca inversa è che l'operatore segue i suoi operandi. Per cui scrivere 2 più 7, io lo scriverò 2 7 più. È l'opposto, è il rovescio della notazione polacca, per cui si chiama notazione polacca inversa. Anche in questo caso, se il numero di operandi di ogni operatore è fisso, allora non ho nessun bisogno di usare parentesi. La notazione polacca inversa, non so se ne avete avuto occasione, ma è effettivamente molto usata. Quello che era un coprofessore matematico, prima che si mettessero direttamente a mettere i coprofessori matematici dentro il processore, quindi questa idea di avere un altro chip per fare le operazioni passasse di moda, quello che per un po' di anni è stato il processore matematico più veloce, il Wacek, usa al suo interno la notazione polacca inversa. Le calcolatrici dell'HP tradizionalmente usano la notazione polacca inversa. Quella è una HP 28, se non sbaglio. Se avete mai provato a programmare quella calcolatrice, vi trovate a scontrarvi con, ad esempio, per fare un ciclo for, 1, 5, for t, perché anche il ciclo for, anche la programmazione è in notazione polacca inversa. Due esempi, di nuovo, 3 per 2 più 7 sarà 3, 2, 7 più, e il più a questo punto lavora sul 2 e sul 7, per. Secondo esempio, x più y diviso 2 meno z, xy più 2z meno diviso. In che modo questo si unisce? Perché ho fatto questa parentesi sulle notazioni? Provatemi a dire questo albero binario, provate a visitarlo usando la visita in order, usando la visita pre-order e usando la visita post-order, e ditemi che cosa viene fuori. Immaginate la riga rossa attorno all'albero e provate a guardare. Allora, con la visita in order ottengo 3 più 5 per 2 più 6 meno 3. E con la visita in pre-order? Più per più 3, 5, 2, meno 6, 3. Evito la suspense e con la visita in post order ottengo questo. Se il mio albero binario rappresenta una espressione, la visita in order corrisponde a scrivere l'espressione usando la notazione che chiamo infissa, quella in cui l'operatore sta in mezzo ai due operandi. Se uso la visita in pre-order, quello che ottengo è la stessa formula espressa in notazione prefissa. E se uso la visita in post-order, quella che ottengo è la mia formula espressa in notazione postfissa. Quindi la notazione che usiamo, che è quella più scomoda perché ha bisogno di parentesi, la notazione prefissa
di Lukasiewicz, la notazione polacca, che è quella probabilmente più simile a quello che noi facciamo nel nostro cervello e non ha bisogno di parentesi, la notazione postfissa polacca inversa, che è estremamente comoda quando uso un, se devo fare i calcoli in modo automatico con un programma, tra le tre, quella che ha meno vantaggi è la prima, però è quella che noi usiamo. Allora, di nuovo, ho provato a buttare giù un minimo di funzioni per avere il per implementare questo che ci siamo detti sugli alberi binari. A livello di albero B-tree, binary tree, io definisco le funzioni in order, pre-order e post-order e non faccio nient'altro che chiamare la funzione con lo stesso nome sulla radice, perché in realtà la vera funzione sarà definita a livello di nodo. E la funzione a livello di nodo è in realtà la funzione ricorsiva. Per quanto riguarda la mia classe nodo, è leggermente diversa rispetto a quello che abbiamo visto prima, perché oltre ad avere il mio dato, avrò un puntatore esplicito al figlio sinistro, un puntatore esplicito al figlio destro e di nuovo il puntatore esplicito al par. Ripeto, verrà estremamente comodo il puntatore al padre in tutta una serie di algoritmi. Due costruttori per la classe nodo, semplicemente senza nessun parametro, specificando il tipo di dato e specificando il tipo di dato e i figli, possono essermi comodo. Di nuovo notate che il tipo di dato è un generis, quindi io istanzio un nodo di un certo tipo. Due funzioni per aggiungere un nodo. A questo punto non ho più la funzione come in precedenza aggiungi figlio, perché devo specificare se il figlio che sto aggiungendo è un figlio a sinistra o un figlio a destra, perché negli alberi binari il concetto di figlio sinistro e figlio destro sono importanti. Cancella il figlio sinistro e cancella il figlio destro, di nuovo ho bisogno di definire le due funzioni diverse, perché i due figli hanno concetti, hanno una semantica diversa. E per quanto riguarda gli attraversamenti, è estremamente semplice. Stampo qualche parentesi nel caso della visita in order, perché la visita in order ha bisogno di parentesi per capire qual è l'ordine con cui io sto facendo effettivamente la mia visita. Quindi apro una parentesi: se il figlio sinistro non è nullo, chiamo ricorsivamente sul figlio sinistro, a questo punto stampo il dato corrente; se il figlio destro non è nullo, chiamo ricorsivamente la procedura sul figlio destro e poi chiudo la parentesi. Ripeto, stampo è un modo generico per dire tratto i dati all'interno del nodo. La visita in pre-order è persino più semplice, perché stampo il dato, stampo uno spazio e poi chiamo ricorsivamente, se posso, la visita in pre-order, prima sul nodo sinistro, sul figlio sinistro e poi sul figlio destro. La visita in post-order, assolutamente analoga, prima se posso vado sul figlio sinistro, poi se posso vado sul figlio destro, a questo punto stampo il dato e poi metto uno spazio. Adesso proviamo quello che ho provato a fare è prendere questa espressione A più B diviso 3 meno 2 su A e costruire a mano l'albero e poi effettivamente provare a visitarlo prima in ordine, poi in preordine e poi in postordine.
la funzione F il nodo, questo è l'angolo. Qui mi sono messo in modo semplice, a manina, a scrivere la funzione, questa funzione, a più b diviso 3 meno 2 su a. Quindi prima ho costruito la sottoespressione a più b e vedete perché ho definito la possibilità di il costruttore del nodo passandogli già i due sottonodi, per comodità, per poter scrivere tutto quanto su una stessa riga. Quindi in questa stessa riga io costruisco il nodo A, costruisco il nodo B e costruisco un nodo che si chiama più e ha come figlio sinistro A e come figlio destro B. E quindi questo sottoalbero, che è l'espressione A più B, la memorizzo in SE1. Poi mi metto a fare qualcosa di analogo con gli altri blocchi, quindi la seconda sottoespressione e la terza sottoespressione. A questo punto metto insieme il mio rimetto insieme l'intera espressione e poi provo a prima visitarla in ordine, poi in preordine e infine in postordine. E questo è il risultato che ottengo. Quindi A più B diviso 3 meno 2 su A, una quantità incredibile di parentesi, perché tutte le volte che visito un nodo in preordine, apro la parentesi, valuto il figlio sinistro, stampo il nodo, valuto il figlio destro, chiudo la parentesi. Quindi ho anche le parentesi attorno a A, che non ha nessun figlio, perché io apro la parentesi, non ha figlio sinistro, stampo A, chiudo la parentesi. Nel caso della visita in pre-order, invece non ho nessun bisogno di parentesi e avrò diviso più AB meno 3 diviso 2A. Ed è esattamente questo. Più l'operatore radice è il diviso fra un più AB e sotto meno 3 diviso 2A. Per quanto riguarda la visita in post ordine, assolutamente analogo, AB più 3 2A diviso meno diviso. Quindi abbiamo visto come usando gli alberi noi siamo stati in grado di di convertire, se volete, da notazione infissa a notazione prefissa a notazione postfissa. Ripeto, guardate la semplicità del codice che ho dovuto scrivere. Tutto sommato ho fatto un'operazione abbastanza complessa. Se io vi avessi chiesto prima di questa lezione di convertirmi una generica espressione matematica da notazione infissa a notazione prefissa o verso notazione postfissa, secondo me avreste avuto delle serie difficoltà. Utilizzando una struttura dati come gli alberi, in realtà la quantità di codice che devo scrivere è assolutamente risibile, perché le procedure per inserire un figlio a sinistra, inserire un figlio a destra e rimuoverlo sono piccolissime e la procedura di visita è banale, perché non faccio nient'altro che stampare e chiamare ricorsivamente alcune e chiamare la stessa procedura in modo ricorsivo e fine. Tutto il lavoro di convertire un'espressione da una notazione in un'altra notazione è un lavoro concettuale, è un lavoro di rappresentazione. Quando voi avete capito che cosa sono gli alberi, avete capito la ricorsione, mettendo insieme queste
conoscenze mettendo insieme queste conoscenze e queste strutture dati, il problema diventa un problema banale. La quantità di codice che dovete scrivere è assolutamente banale. La struttura sopperisce alla mancanza di codice. E così siamo lentamente arrivati a quelli che vengono chiamati i BST, Binary Search Tree. Allora, i Binary Search Tree sono una struttura particolarmente importante al quadrato. Abbiamo detto che gli alberi sono particolarmente importanti, gli alberi binari sono particolarmente importanti, i Binary Search Tree sono tre volte a questo punto particolarmente importanti. Allora, il Binary Search Tree, BST, ovviamente un albero, tree, ovviamente un albero binario, binary, ha la caratteristica di permettere alcune operazioni, in particolar modo la ricerca, di permettere queste operazioni in modo particolarmente efficiente. Allora, un binary search tree può essere definito come un albero binario in cui qualsiasi nodo non vuoto ha queste proprietà. Gli elementi del sottoalbero di sinistra sono in qualche modo più piccoli dell'elemento del nodo, e tutti gli elementi dell'albero di destra sono più grandi dell'elemento del nodo. Perché so parlare degli elementi del nodo, in realtà potremmo fare un passettino prima e dire che in un albero binario di ricerca, in un BST, io ho il concetto di chiave, per cui io posso associare ad ogni nodo una chiave, e le chiavi del sottoalbero di sinistra saranno più piccole della chiave del nodo, e tutte le chiavi del sottoalbero di destra saranno più grandi della chiave del nodo. E il sottoalbero di sinistra a sua volta è un BST e il sottoalbero di destra è un BST. Quindi ho questa idea che io sto utilizzando l'albero per memorizzare delle informazioni, e una parte di queste informazioni io la uso come chiave. Questa chiave è il valore, il campo che io uso per la ricerca, ed è quello che mi dà la proprietà del mio BST. In tutti gli esempi, in quasi tutti gli esempi, si usano dei numeri, per cui io memorizzo dei numeri all'interno di un BST. In realtà il contenuto non c'è, l'unica cosa che c'è è una chiave, e questa chiave è numerica e questo mi aiuta a visualizzare che cosa sta succedendo. Nei casi reali pensate che questo probabilmente è diverso. Io ho il contenuto del mio nodo, che può essere associato a delle informazioni di varia natura, e la chiave, che è un qualche cosa di diverso. Ad esempio, la chiave è la parola di una voce dell'enciclopedia, e il contenuto è tutta la descrizione di quella voce. I BST permettono di mantenere ordinati i miei dati e di essere estremamente efficaci ed efficienti per operazioni di ricerca e ordinamento. Allora, ditemi, questo è un BST legale, se avete capito la definizione di BST? Allora, chi è per il sì alzi la mano, chi è per il no alzi la mano. Risposta corretta: non è un BST legale, perché meno 1 è più piccolo di meno, è più grande di meno 5, però si trova nel sottoalbero sinistro. Questo è un BST legale?
Chi è per il sì alzi la mano. Chi è per il no? Sì, è legale. Perché non ho sottoalbero a sinistra, non ho sottoalbero destro, e quindi un singolo nodo è un BST legale. Questo è un BST legale? E bilanciato? La definizione che abbiamo dato di bilanciato è che un albero è bilanciato se ogni, per ogni nodo il sottoalbero di sinistra è bilanciato, il sottoalbero di destra è bilanciato e l'altezza del sottoalbero di sinistra e del sottoalbero di destra differiscono al più di uno. Questo è bilanciato? È bilanciato, è un BST legale, d'accordo, perché vedete che 8.1 è maggiore di 7.2 ed è minore di 9.6, quindi è corretto dove si trova, ed è completo, usando la definizione che avevamo dato di completo. Ricordate, la definizione di completo era che l'unico livello non essere completamente pieno di nodi era l'ultimo e i nodi mancanti dovevano essere sulla destra, quindi non è completo. Questo BST è legale? Chi dice sì? Dice no, questo nodo è sbagliato. Stiamo finendo, non vi preoccupate. Questo detto come comportarci nel caso di nodi con la stessa chiave. Diciamo che i nodi con la stessa chiave creano un problema sicuramente. La cosa migliore nella maggior parte delle applicazioni è decidere dall'inizio che non possono esserci nodi con la stessa chiave e poi fare il possibile perché questo non si verifichi. Se io accetto che ci siano nodi con la stessa chiave, devo nella mia definizione di BST in uno dei due rami, sotto albero di sinistra oppure sotto albero di destra, usare il maggiore uguale, usare l'uguale, quindi la disuguaglianza non stretta. Decido da quale parte inserisco l'uguale e poi sto attento a essere coerente. Qualche testo lo mette a destra, qualche testo lo mette a sinistra. Allora, sono le 3, sono le 4, quindi un'ora e mezza, possiamo fare una breve pausa.